Eccomi qui ragazzi, vi avevo promesso questo video e appunto ve l'ho girato subito dopo quello lì dei vestiti. Questa volta parliamo di colore, appunto di tintura, vi avevo accennato qualcosina e voi stavate un pochino aspettando, mi dispiace che io avete aspettato un pochino più di tempo, non so quale video caricherò prima, ma ho cercato di fare il prima possibile. Vi ricordate qualche mesetto fa? Sì, all'incirca qualche mesetto fa, ora non ricordo precisamente, avevo fatto i capelli nero vino, cioè erano proprio neri neri, eccomi qua, nera. Avete visto com'era scura? E adesso questi sono i miei capelli di adesso, me li sbatto un po' di qua e di là per farvi vedere il riflesso. Questi sono appunto i miei capelli di ora, senza alcuna decolorazione, senza nulla. Ragazze, io nei video, a volte nelle foto, ma nei video non metto filtri, non metto nulla, quindi il colore come lo vedete così è. Poi logicamente alla luce del sole, almeno spero che dalla videocamera si veda bene, sì, ma questa videocamera qui non mi sfalsa per niente i colori. E quindi, come potete vedere, questo è il risultato. Logicamente alla luce del sole risultano molto molto più chiari, come qualsiasi tipo di castano, colore ha un riflesso diverso. Allora, il riflesso che ho io adesso è caldo. Magari in videocamera può sembrare un pochino più rossiccio, ma non è così. Diciamo che va anche sul dorato, rossiccio dorato, quindi appunto un colore caldo. Allora, adesso vi dico un attimino come ho fatto e poi, appunto, dopo avervi spiegato il procedimento, vi dirò quali sono le persone che possono o non possono farlo, quindi mi raccomando non perdetevi l'ultima parte finale perché anche quella lì è molto molto importante. Nulla, io avevo deciso di fare il nero corvino perché, devo dire la verità, in estate mi piace tantissimo, secondo me valorizza quelli che sono i miei tratti, ogni tanto mi piace vedere anche questo look, come dire, un po' più aggressivo, mediterraneo, un po' più scuro, quindi avendo io dei tratti molto molto marcati, la pelle anche scura, non è un colore che mi stona, quindi sì, mi piace farlo, specialmente in questi periodi più caldi, quindi più abbronzata, queste cose così. Quello che avevo io, ragazze, io prima li avevo fatti rossi, poi un castano più chiaro, poi coperto il rosso con un castano, insomma alla fine li avevo di un color castano, anche un pochino vedino più chiari di questi, ma giusto mezzo tono, nemmeno un tono. Allora, quindi avevo questo colore io e ho deciso di fare il nero. Che cosa faccio io quando voglio fare un colore nero e voglio appunto che si tolga in modo omogeneo, appunto dalla radice alle punte, come potete vedere tutte uguali e senza decolorazione? Il trucchetto è facile, è semplice, più facile di quello che si possa immaginare. Allora, io compro un normale tubetto da tintura nera. E voi lo sapete che, cioè ve l'avevo spiegato in un video come fare una tintura, quindi magari ve lo linko qui, anzi sicuramente ve lo linko qui. In pratica bisogna seguire bene i rapporti di un colore, tipo alcune tinture si miscelano un rapporto 1-1, quindi 50, esempio, 50 grammi di tintura, 50 grammi di ossigeno. Che cosa faccio io? Io voglio questo colore nero, però voglio anche questo colore scarichi velocemente, uniformemente e senza lasciarmi, come potete vedere, nessuna traccia di questo nero a chiazze, cioè io non ho chiazze di colore. Adesso magari qui c'è un pochino di ricrescita mia naturale, ma vabbè, però come potete vedere non ci sono chiazze di colore. Allora ragazze, il rapporto era 50-50, io che cosa faccio? Per esempio metto una parte di colore e tre parti di ossigeno, quindi ad esempio 50 grammi di colore e 150 grammi di ossigeno. Non è una cosa che si fa perché logicamente la tintura così non viene bene, nel senso che, come potete vedere, schiarisce subito. Chi è? Chi mi interrompe? Vi stavo dicendo appunto, quindi mettevo una tintura fatta così, ragazze, è fatta sbagliata, quindi come potete vedere il colore schiarisce subito scolorisce, però una persona, una ragazza, per esempio, una ragazza che vuole provare, ha i capelli di base castano e vuole provare a farsi un colore nero, è una cosa che può tranquillamente fare, nel senso che prova,
prova per vedere il colore come gli sta, se magari le piace la prossima volta lo fa in maniera più permanente perché così si tiene su più tempo, quindi non c'è problema che scolori, che scolorisca, scusatemi, perdonatemi, non c'è problema che appunto il colore scarichi. Però secondo me è un'ottima alternativa per chi vuole fare una prova, perché appunto dopo non avrà il problema di togliere il nero a livello di decolorazione, perché il nero è molto 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 forte da togliere, però comunque avrà di nuovo una base castana. Oddio, no, magari non avrà proprio il castano castano subito quello che aveva lei in precedenza, però vi posso assicurare che è un colore che alla fine... cioè io tipo le avevo così, non, niente di più, niente di meno, giusto mezzo tono più chiari, ma cioè deve ancora scaricare del tutto. La tintura così, per dirvi, non si fa, ok, questa è una cosa della quale ho voluto constatare io, una cosa che tra virgolette ho inventato io, nel senso che, non lo so ragazzi se l'avranno utilizzata anche l'altra gente, non lo so, questa è una cosa che ho voluto provare io dall'inizio e che ho sempre fatto. Quando voglio fare un colore nero e voglio che schiarisca in poco tempo, l'ho sempre fatto ad alcuni clienti che comunque hanno detto ah vorrei provare il nero però poi ho paura di toglierlo, allora ho detto non sarà una tintura perfetta, non durerà tantissimo, però magari è una cosa per poter provare e vedere, no? Un attimino per farla schiarire senza nessun tipo di né decolorante né appunto super schiarente, niente del genere. Se siete bionde e volete provare questa tecnica non lo potete fare, nel senso che a parte il biondo per... cioè, fare i capelli neri su una base bionda tante volte il colore si deve passare anche due volte perché non si copre proprio in maniera perfetta subito, tante volte ad esempio anche quando le bionde si fanno castane tante volte c'è quel riflesso un pochino verdino, diventano quel castano un po' verdino ed è quella poi una cosa che si aggiusta con i correttori, quindi è un discorso un pochino più complicato. Quindi una ragazza bionda se fa questo procedimento viene soltanto, viene male, viene malissimo, quindi io non ve lo consiglio, anche perché non è che poi dopo due mesi ritornate ad essere bionde bionde come prima, il colore si macchia e logicamente non è più quello di prima. Se avete un colore, un castano chiaro, o tipo per dirvi anche un biondo scuro, no? Quindi un numero 6, è una tecnica che potete adottare, perché dopo un pochino di mesi, tipo... vi dico, no? Sempre da un numero 6, quindi da un biondo scuro, è una tecnica che potete adottare perché dopo un pochino di tempo il colore magari diventerà così, continuerà a scaricare, però appunto se dopo un paio di mesi di scocciato del nero il colore è già quasi del tutto scaricato, non vi ha macchiato per dirvi il capello di nero, uso macchiato su dei termini un pochino più così, no? E appunto sarà molto molto più semplice poi con un semplice super schiarente, un decapaggio di 10 minuti a basso volume riprendere un'altra volta quello che era il vostro colore. Spero che sia stata un pochino chiara, spero che vi abbia chiarito un pochino le idee, spero che vi sia stato utile e nulla, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.